Siamo arrivati a Ratisbona e questo è il nostro parcheggio. Rimane un pochettino all'ombra, lì dovrebbe esserci il Danubio. Adesso andiamo a visitare la città. Questa è la vista che abbiamo sul Danubio. E dietro là c'è Steve. Che bel girasole qua. Sì, guarda che belli. Sì, stiamo facendo la stradina che ci porta al ponte. Allora, fammi raccontare bene come Racconta, funziona. racconta. Qui siamo nell'area di parcheggio, quella più grande. Aspettate che sennò mi tirano sotto. Abbiamo provato nei posti che ci sono lungo il Danubio. Questa è un'isoletta sopra il Danubio. Abbiamo prima provato i posti che ci sono lungo il Danubio, ma erano tutti occupati. E allora siamo saliti al parcheggio, quello più grande. Quando entrate vi prende la targa. Se volete pagare con Easy Park, vi consiglio di attivare prima il pagamento. Si chiama automatic, qualcosa del genere. Non è già impostato sul vostro account di Easy Park. Dovete impostare che volete fare il pagamento automatico con la targa, quindi anche Easy Park ve la prende e potete pagare con Easy Park. Altrimenti, comunque, le telecamere del parcheggio vi prendono la targa e quando prima di uscire pagate inserendo la targa, avete 15 minuti per andare. Il costo è di 1 euro l'ora per le prime 12, 2 euro l'ora per le successive 12, sosta massima 24 ore. Non è economico, però se Sì, ritroviamo Steven va bene. no, c'erano altri camper. Sì, ci siamo messi vicino agli altri camper. Andate magari sul fondo, C'erano camper ci tedeschi, sono gli spazi un po' più grandi, ci siamo messi accanto ad altri olandesi, camper. c'erano anche altri italiani. Quindi speriamo in Sì. bene. C'era anche un campeggio un po' più lontano, però si poteva arrivare dalle 15, quindi non valeva la pena. No, vale la pena. Anche costoso che quello. Sì, costava di più, mi pare quasi 60 euro. E poi 35 minuti a piedi, vai infatti. Fai vedere, guarda, 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 quello è il Duomo. Questo è il Danubio e quello è il Duomo Poi di spieghiamo Ratisbona. bene com'è la città. Sì, poi vi raccontiamo Contiamo tutto. tutto. Anche perché la Ratisbona è famosa, perché è nato un papa qua. Sì, tra le altre Tra cose, altre cose. è la città natale di Papa Papa Ratzinger. Ratzinger, sì, esatto. Lo sapevo anche io, lo volevo dire dopo. Vabbè, ma tanto l'avranno capito, siamo in Germania. Sì, Chi poteva essere di recente? Ah, cos'è quella lì? Un'elica di motore. Un'elica un'ancora, guarda. Spaccate, Sì, guardate che belle. però sono. Il Danubio è navigabile, quindi c'è ogni tipo di barche, anche queste grandi che fanno fare il giro. Alcune credo che siano dei ristoranti e altre invece semplicemente Sì, delle navi che fanno fare il giro. ancora elica, ma è tritata l'elica. L'hai picchiato dentro. Sarà anche vecchiotta. Sì. Proseguiamo. Allora, dovete sapere che Ratisbona o Regensburg nella sua lingua ha quasi 2000 anni ed è una città del periodo romanico. Infatti ci sono ancora degli edifici risalenti a quel periodo, tra cui la Porta Pretoria e qua dietro il Ponte di Pietra. C'è una nave strana qua che c'è sul Danubio. Deve essere una nave a vapore. Sì. Mi sa che sì. Sta passando un'altra imbarcazione. Ripreso. Primo piatto arrivato, salsicce bianche, sono quelle bollite, col prezzel. Buon appetito, sono anche le mie. Compagnia delle
ci stanno attaccando le vespe, speriamo che non ci fungano. Molto buone. Queste sono le salsicce tipiche. Salsicce di maiale, sì. Arrostite qui da 850 anni. Sono quelle di 850 anni fa. Sì. Attento a non scoprire la tua birra, che le vespe aspettano solo quello. E poi l'insalata di patate. Ecco qua da dove inizia l'isolotto, praticamente Steven è quadritto di qui. Lì abbiamo mangiato, all'antica salsicceria, buonissima, e dietro c'è il Duomo di Ratisbona. Se andate a mangiare all'antica salsicceria sarà pieno di vespe, ma non mi fanno niente, per quanto ci riguarda, per la nostra esperienza, non vi morsicheranno. Coprite la birra col sottobicchiere, basta. Ma sembrerebbero innocue, sì, non ci prendiamo responsabilità per le vespe, ma non tentate di mandarle via a rimazzare, che tanto non fanno niente. No, sono innocue. Innocue, almeno a noi non ci hanno fatto niente. Vogliono solo bere la birra, porette. Sì. Proseguiamo al di là del ponte. Sono tutti i ristorantini qua a sinistra, a destra. Ma che belle casette colorate. Belle casette colorate qua, sì. Però noi torniamo indietro perché andiamo verso il Duomo. Vediamo se non c'è troppo casino per entrare. E dopo aver ammirato questo bellissimo dipinto che rappresenta Davide e Golia, ci siamo immersi nel centro storico di Ratisbona, fra casette colorate, timpani medievali, stradine e piazze. È stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e siamo infine arrivati al Duomo di Ratisbona, o Cattedrale di San Pietro. Siamo stati al Netto a prendere qualcosina che ci mancava e adesso stiamo facendo il lungo Danubio e rientriamo verso Steven. Puoi vedere che bello? Per la cena. Poi torniamo più tardi. Porta di pietra, facciamo qualche immagine notturna.
con le luci, ma non so se vengono bene con la GoPro. In foto sì, però. Benvenuti ad una nuova puntata di Mostra la Spesa con Nadia e Massimo, edizione Ratisbona. Piccola spesa da netto. Un panino Kaiser con i semi di sesamo. Delle patatine pretzel che qualcuno mi ha messo nel carrello. Dei pretzel. Cipolle che mi ero dimenticata nella prima spesa. Una birretta. Questo è il mio budino con la panna che si è tutto rovesciato, però. Uno yogurt, due yogurt, un preparato per fare una specie di pollo, che anche questo me l'hanno messo nel carrello, e poi varie batterie. Sì, sono file per i termometri e per le luci quando vuoi metterle. Di una marca, sono due tipi di batterie, sconosciuta, doppia A, tripla A, sembrano buone, lithium, quelle là. Poi ho quelle per il telecomando di Steve. Il telecomando? Sì. Basta. Allora, qui continuano ad arrivare camper all'area sosta, chiamiamola così, parcheggio. Sto andando a vedere che cos'è quel casotto lì, se per caso ci sono i bagni o qualche altro tipo di utilities. Allora sì, sono dei bagni. Non so se questo cartello significa che sono chiusi, si aprono, ma non ve li faccio vedere perché all'interno è agghiacciante. Agghiacciante. Quindi, non so, vogliamo provare a aprire quello delle donne? Io ho paura, ve lo dico. No, quello delle donne è proprio chiuso, perfetto. E allora forse non sono utilizzabili. Però ho aperto così giusto per vedere quello degli uomini ed era agghiacciante. Guardate che strano colore quella macchinina. Adesso torniamo su Steven che tra un po' si mangia. Questa è la nostra risposta per stasera. Là c'è Steven, nel frattempo sono arrivati altri camperisti, peccato che qua chiuso che stanno facendo dei lavori. Però qua ci abbiamo un Danubio di dietro, e un altro ponte a sinistra. Stasera pasta su Steven. Con l'aglio. Sì. E birra. Metto anch'io il bavaglino. Metti il bavaglino sotto i sporchi. Facciamo un aggiornamento dei canali che vediamo se c'è qualche canale tedesco. Mi raccomando, se il video vi piace mettete un bel like. Bel like. E iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Che a noi ci fa grande piacere e ci aiuta con i nostri video per andare avanti. Esatto. Adesso ceniamo e ci vediamo più tardi con una ratisbona un po' più sì, serale, un po' più notturna. Buon appetito. Ciao Steven. Ciao Steven, questo è il nostro posto questa sera. Siamo messi tutti qua ai camper. Siamo alla campagna dei nomadi. È un'area sosta autogestita. Autogestita. Ognuno fa quel cavolo che vuole. Esatto. Chissà se la vogliono costruire un'area sosta. Boh. Lo stavamo chiedendo, magari abbiamo tanto criticato e sarà questa di un'area sosta. Chi lo sa? Qua
arrivavamo oggi pomeriggio. Adesso via, vista notturna. Siamo quasi al ponte di pietra. Finito il giro serale, sono passate tutte le moto di Ratisbona nello stesso momento. Adesso torniamo su Steven e la serata è finita qua a Ratisbona. Sì, è ora di andare a nanna, ma voi iscrivetevi se non siete ancora iscritti, sì. Schiacciate sempre sulla campanella per essere aggiornati, perché la prossima tappa sarà incredibile. Sì. Vedrete, ne vedrete delle belle. Ciao ciao, state con video. Noi, ciao, grazie per la visione, ciao ciao.